La seduta è aperta. Invito il senatore segretario a dare lettura del processo verbale della seduta del 1° dicembre. Prego, onorevole senatore. Grazie Presidente. E allora, verbale della seduta del 1° dicembre 2022, numero 14. Presidenza La Russa e dei vicepresidenti Gasparri e Castellone. Aperta la seduta alle ore 9.30. Si legge e si approva il processo verbale della seduta del 30 novembre 2022. Il Presidente dà le comunicazioni specificate in allegato al resoconto. Il Senato passa allo svolgimento di interrogazioni. Il Sottosegretario di Stato per l'Interno Molteni risponde all'interrogazione numero 26. Replica il Senatore Astorre. Il Sottosegretario di Stato per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica Gava risponde all'interrogazione numero 67. Replica la Senatrice Paita. Il Sottosegretario di Stato per il Lavoro e le Politiche Sociali Durigon risponde alle interrogazioni numeri 49 e 66. Replicano rispettivamente i senatori Verducci e De Priamo. Il Sottosegretario di Stato per le Imprese e il Made in Italy Bergamotto risponde alle interrogazioni numeri 3, 4, 17 e 33. Replicano rispettivamente i senatori Roic, Fina, Camusso e Misiani. Il Presidente dichiara concluso lo svolgimento di interrogazioni e sospende la seduta. La seduta sospesa alle ore 10.41 è ripresa alle ore 11.30. Sulla scomparsa di Gherardo Bianco interviene il senatore Casini. Il Presidente si associa al cordoglio espresso ed invita l'Assemblea a osservare un minuto di raccoglimento. Per un'informativa in ordine ai tragici eventi alluvionali e franosi occorsi nell'isola di Ischia e alla messa in sicurezza del relativo territorio, interviene il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Musumeci. Prendono quindi parola i senatori De Poli, De Cristofaro, Spagnolli, Renzi, Silvestro, Barbara Floridia, Cantalamessa, Valente e Rastrelli. Il Presidente dichiara chiusa la discussione sull'informativa del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare e sospende la seduta. La seduta, sospesa dalle ore 13.33, è ripresa alle ore 15. Il Senato passa allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151 bis del Regolamento. I senatori De Poli, Musolino, Di Girolamo e Romeo illustrano rispettivamente le interrogazioni numeri 73, 76, 71 e 75. Risponde il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Salvini ed intervengono in replica i medesimi senatori. I senatori Renzi, Cucchi, Zanettin, Giorgis e Rastrelli illustrano rispettivamente le interrogazioni numeri 72, 68, 70, 74 e 69. Risponde il Ministro della Giustizia Nordio ed intervengono in replica i senatori Renzi, Cucchi, Zanettin, Verini e Rastrelli. Il Presidente dichiara esaurito lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ed avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 12 dicembre 2022 alle ore 12 con l'ordine del giorno di cui dà lettura. La seduta è tolta alle ore 16.13. Letto e approvato nella seduta del 6 dicembre 2022. Grazie. Mi pare che non mi sono al momento osservazioni, né ce ne saranno, e quindi il processo verbale si considera approvato. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato al resoconto, nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Comunico che in data 2 dicembre è stato presentato il seguente disegno di legge:
dal Presidente del Consiglio, dal Ministro degli Affari Esteri, della Cooperazione Internazionale e dal Ministro della Difesa. Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2022, numero 185, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina. Comunico poi che in data 5 dicembre 2022 è stato presentato anche il seguente disegno di legge, sempre dal Presidente del Consiglio e dal Ministro delle Imprese del Made in Italy stavolta. Conversione in legge del decreto legge 5 dicembre 2022, numero 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34,1, secondo periodo del Regolamento, sono pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. La prossima seduta avrà questo ordine del giorno, sarà quella di lunedì 12 dicembre di quest'anno alle ore 12, sarà la 16ª seduta pubblica e all'ordine del giorno appunto avrà il primo punto discussione e deliberazione ai sensi dell'articolo 78,3 del regolamento su questione pregiudiziale in ordine al disegno di legge conversione in legge decreto legge 31 ottobre 2022 numero 162 recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022 numero 150 di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. Al secondo punto dell'ordine del giorno c'è la conversione in legge del decreto legge di cui ho appena dato lettura. Bene, mi pare che non abbiamo altro, se non ci sono richieste di intervento o altro, posso dichiarare chiusa la seduta. Grazie.